Tucson? Si conferma ogni anno di più la sede ideale per gli eventi CVA, Compagnia Valdostana delle Acque. Nel pomeriggio si sono svolte le visite allo sbarramento sotto la guida dei tecnici dell'azienda. Molto apprezzati e seguiti sono stati anche i momenti di animazione destinati ai ragazzi, che quest'anno sono stati sviluppati sul tema delle stelle. Poi, alle 22.30, dopo l'esplorazione del cielo a occhio nudo dell'archeoastronomo Guido Cossar, per il pubblico incredibilmente numeroso di questa edizione, è iniziato lo spettacolo con la sua sequenza mirabolante di effetti speciali e musica. Il racconto di quest'anno ha portato i presenti a viaggiare tra le stelle, attraverso i luoghi più caratteristici della Valle d'Aosta, come il Cromlech del Piccolo San Bernardo, il Monte Bianco, l'Osservatorio Astronomico Regionale e la leggenda della stella alpina. Sullo specchio del bacino, colori, lampi e luci hanno offerto uno spettacolo estivo indimenticabile, filmato e fotografato dalle diverse migliaia di presenti, attrezzati di smartphone e apparecchi fotografici puntati al cielo.